molto bene, buonasera, avete appena sentito il Buamor Trio ci vorrebbe un applauso ma in studio non abbiamo il pubblico per poterlo fare io mi complimento subito con eh, queste eh, musiciste in studio accanto abbiamo anche un altro ospite Maria Teresa Brolis, autrice del libro Storie di Donne nel Medioevo di cui parleremo eh, questa sera, quindi ci stiamo per occupare della condizione femminile nel Medioevo e lo faremo grazie anche alla musica di eh, questo trio, un trio tutto bergamasco. Allora Maria Teresa Brolis, lei spesso eh, fa alcune serate, alcuni eventi con eh, questo trio, ricordiamo, composto da Sara Marie eh, Chigioni, Cristina Magli e Federica eh, Poletti. Questi i nomi da eh, sinistra verso eh, destra. Quindi eh, Maria Teresa Brolis, eh, una bella collaborazione. Bellissimo perché credo che la storia abbia bisogno di essere innanzitutto riamata, soprattutto dai giovani, e l'arte, l'arte visiva, ma anche la musica, ci consente di, eh, di entrare meglio in questo mondo che vogliamo conoscere. Ecco poi noi questa sera avremo modo di sentire ancora alcuni brani, brani che ci riporteranno nel Medioevo, così come eh, le vicende che stiamo per eh, raccontarvi. Questa sera condivideremo con voi le storie di alcune donne di cui ci sono giunte eh, testimonianze fino ai nostri tempi, eh, persone celebri Altre meno, ma che comunque hanno molto da eh, dirci, e tra queste eh, ve ne sono anche alcune che hanno vissuto proprio sui nostri territori. È il caso eh, di una donna in particolare della Val Gandino, di cui poi la professoressa Maria Teresa Brolis ci eh, parlerà. Stiamo innanzitutto eh, parlando di donne che hanno vissuto tra il XII e il XV secolo, giusto? Sì, sono i miei secoli preferiti di analisi. E sono quelli che posso definire le, um, una stagione straordinaria per l'Europa, la vera primavera d'Europa. Nella parte iniziale del libro parlo di donne famose, quindi è la stagione di Hildegarda di Bingen, di, um, della grande Eleonora d'Aquitania, la regina delle due corone, ma anche di Eloisa, l'amante e la moglie, e, la, e dolorosa, anche abbandonata donna di Abelardo, il più famoso filosofo del tempo. Ecco, nella prima parte del mio libro parlo di otto donne famose, otto biografie di donne che vanno dal XII fino al XIV secolo. Ecco, storie di donne nel medioevo, nel medioevo, edito dalla casa editrice Il Mulino e eh, lo diciamo già, iniziamo già a dare la notizia, verrà tradotto anche in lingua... Inglese dalla McGill University Press di eh, Montreal. E poi ci sarà anche una presentazione a Mosca a breve, sì. giusto? Sì, sono molto contenta di aver appena ricevuto dalla professoressa Maria Desiatova della Università eh, di Mosca, una delle università di Mosca, l'invito a presentare il libro ai suoi studenti che studiano la nostra lingua con grande passione e sono incuriositi a conoscere la storia di donne. In un'epoca così remota, perché mi diceva questa giovane ma bravissima docente che eh, sono abituati a credere che le donne entrino nella storia a partire dal 1800 e il 1900, quindi erano molto incuriosite. A conoscere queste storie. E poi scopriremo come alcune di queste storie hanno ancora tanto da dirci anche oggi, eh, nella nostra epoca, ma non svegliamo eh, tutto eh, subito. Eh, come ha lavorato al, a questo libro? A quali eh, fonti ha fatto riferimento? Guardi, nella prima parte, eh, in cui parlo di donne, appunto, che caratterizzo poi con un epiteto: Il Degar il Genio, reingarda la Madre. Eloisa, l'innamorata, Eleonora, la regina, Chiara, Chiara D'Assisi, la fondatrice, Brigida, la pellegrina, Cristina, Christine de Pisan, la scrittrice, Giovanna, Giovanna d'Arco, la ribelle, è evidente che in questi casi ho dovuto, ed è stata la parte più difficile, confrontarmi con una mh, storiografia vastissima, per cui ho, mh, ho letto molto. ...e mi sono basata su fonti famose... ...fonti come per Chiara D'Assisi... ...le fonti francescane... Eh, ...per eh, Eleonora... ...delle cronache su questa regina così famosa... ...il De Garda poi è un mare magnum... ...e per entrare nel mondo di Il De Garda... ...bisogna entrare con delle guide sicure... ...come è stato ad esempio anni fa... ...un libro straordinario di Peter Drunk... ...Women Writers in the Middle Age... ...nella seconda parte invece... È il frutto di 30 anni di lavoro negli archivi bergamaschi perché le donne comuni si possono ricostruire solo attraverso fonti completamente diverse, che possono essere i testamenti delle donne. Qualche telespettatore sarà anche sorpreso nel sentire che queste donne medievali potevano fare il testamento. E il testamento è una sorta di biografia concentrata. E, e non solo abbiamo. A Bergamo una fonte straordinaria che è un elenco, pensate, di quasi 2.000 donne che si iscrivono nell'età di Dante, quando nasce Dante nel 1265, alla Misericordia Maggiore di Bergamo, quella che adesso noi chiamiamo la mia, che è ancora attiva. E, e così anche l'archivio della mia si è conservato. Si tratta di oltre 17.000 pergamene, ma è uno scavo. Incrociamo i dati di molti anni di studio, devo ormai rivelarlo anche se si può capire, quindi la mia età almeno 30 anni. XII e XV secolo, e oggi assistiamo a un progressivo interesse verso la figura della donna nella storia, cosa che probabilmente qualche anno fa non era così. Sì, è vero, eh, diciamo che ormai in Italia sulla scia di un, in questo caso dobbiamo riconoscere che la storiografia anglosassone è stata. Eh, la prima, Eileen eh, Power, Donne nel Medioevo, è un classico che risale ai primi decenni del, del 1900. Ma ehm, la storiografia italiana direi che ormai da 30 anni che si occupa a fondo delle, della storia delle donne nel Medioevo. Ovviamente nella, nella storia contemporanea, sono, gli studi forse sono già più affermati anche in, in storia moderna, e Però ehm, direi che ormai, se dobbiamo, anche vedendo su, se clicchiamo da qualche parte in internet storie di donne nel Medioevo, ci appaiono tantissime, eh, tantissime segnalazioni. Quindi direi che la storiografia ormai ha acquisito come scontato questo interesse. Semmai io ritengo che sia innovativa la seconda parte. Ma non certo la praticata solo da me, ma da altre, eh, e altri colleghi, eh, sulle donne comuni, cioè bisogna ricostruire queste microstorie sulla base delle fonti notarili. Forse questo è da una ventina d'anni, soprattutto anche per la fortuna che hanno avuto i testamenti come fonte e dall'edizione di nuovi testamenti si potranno ricavare queste micro storie di cui magari poi parleremo. Ecco, parliamo di un libro che vanta anche la prefazione di Franco Cardini, un noto esperto a livello anche internazionale di storia medievale. Sì, devo ringraziare Franco perché ha letto L'amicizia che ci lega risale ormai agli anni Ottanta, ma ha letto con grande generosità ogni capitolo di questo libro e quindi mi ha dato dei consigli importanti. E proponendola alla casa editrice recentemente a Milano l'abbiamo presentato insieme. Ma devo ringraziare anche Marco Rossi dell'Università Cattolica di Milano per tutti i consigli riguardanti la storia dell'arte. Io, come dicevo prima, rivolgendomi alle care amiche musiciste, credo molto nel fatto che l'arte, proprio la bellezza, sia veicolo di conoscenza. Quindi, Marco Rossi. E anche Attilio Bartoli Langeli, che considero il mio secondo maestro, che è un docente universitario attualmente in pensione, ma che è il miglior, a mio avviso, non vorrei offendere altri: editore di quei manoscritti più difficili, quelli a tante mani, con scritture notarili complesse, quelli in cui bisogna proprio scavare, come è stata la matricola della mia. È un libro che io scoprì proprio nel 92 per venire a Clusone a fare un intervento in un convegno organizzato da Cardini con l'introduzione del grande storico Tenenti, proprio qua per la Danza Macabra. E Cardini mi telefonò chiedendomi un contributo e io gli dissi: D'accordo, se trovo qualcosa di nuovo sulle confraternite, proviamo a vedere. E andai a cercare questa piccola lista, me l'ho segnata. Donne nella mia e scoprì questo manoscritto bellissimo, che, è però se non è certo miniato e decorato, anzi, si vede la pelle dell'animale, ancora sulla copertina. e Attilio Bartoli Langeli ci aiutò poi a pubblicarlo perché era davvero difficile. Occupiamoci anche delle buon mortio prima di eh, avere anche una preziosa eh, esecuzione. Eh, sentiamo eh, Sara Marie. Eh, innanzitutto, come mai vi chiamate così? Allora Il nome viene dal compositore francese Joseph Baudin de Boismortier, di cui noi abbiamo suonato tutti i tri per tre flauti e quindi abbiamo deciso di omaggiarlo con questo nome, Boismortrio. Cristina Magli, sono brani che avete recuperato in che modo? Sono brani che abbiamo recuperato durante i dieci anni in cui noi ormai ci conosciamo e, e tramite i nostri studi in conservatori diversi, quindi attingendo anche un po' alle biblioteche dei vari conservatori, siamo riusciti a recuperare un po' di materiale anche storico che difficilmente a volte si sente eseguire. Federica Poletti, non è però semplice proporre delle musiche che ci riportano indietro nei secoli. Sì, infatti ci siamo, abbiamo studiato questo repertorio che non è esattamente appunto il nostro repertorio abituale, ecco, quindi abbiamo fatto un po' un lavoro di ricerca anche sul tipo di esecuzione e questo è un po' il risultato di un, un lungo lavoro. Ecco. E ora cosa state per proporci come brano? Una danza medievale di autore anonimo come la maggior parte dei brani di quest'epoca. Sentiamo allora, grazie. Molto bene, complimenti, noi ora ci fermiamo per una breve interruzione, voi restate con noi al rientro, ci occuperemo di Bettina, una donna dalla Val Gandino di cui scopriremo vicende molto particolari, a tra poco. Eccoci in onda, ci stiamo occupando della condizione della donna nel Medioevo. L'occasione è anche quella eh, di parlare di un libro scritto da Maria Teresa Brolis, Storie di donne nel Medioevo. Così come vi avevo anticipato. Eh, vi vogliamo parlare di una donna della Val Gandino, Bettina, e sul libro si parla di questa Bettina come una curatrice con doti davvero particolari. Ed ecco ad esempio che si racconta di un tal Giovanni di Brescia che avendo perso la parola dopo un mese di mutismo da Brescia va a Gandino per farsi curare proprio da Bettina, quindi questa Bettina era un punto di attrazione per tutte queste persone malate anche fuori dal nostro territorio. Il poveretto, così è scritto sul libro, dovrà, a detta di Bettina, mettersi in testa un pollo ben cotto e ancora caldo. Attenzione però, il pollo deve essere di colomba di nido e accompagnato da altri rimedi. Si dovranno infatti bollire isopo, grano secco. Ancora croco e una presa di margherita facendo una pozione che il muto dovrà bere. Bettina ci assicura che con questo rimedio il malato sarà guarito. Allora, Maria Teresa Brolis, qui parliamo di una curatrice, come probabilmente ce ne sono state tante in quel tempo sul nostro territorio. E Bettina, proprio per queste sue particolari doti, avrà anche non pochi problemi. Sì, io ho ritrovato una ventina d'anni fa questo interrogatorio di Bettina, che si è svolto a Bergamo, nella zona di Borgo Santa Caterina. Il vicario del vescovo la interroga perché in effetti Bettina eh, esercitava quest'arte medica, eh, lei la chiamava arte medica, eh, soprattutto per donne che eh, chiedevano rimedi contro la sterilità. E, però quello che mette in sospetto appunto il vicario del vescovo che Bettina a un certo punto dichiara apertamente di riuscire a parlare con i morti e questo sicuramente è un problema che non si limita quindi alla conoscenza dell'erboristeria. Ma prima di parlare dei problemi vorrei anche io citare una ricetta che in questo interrogatorio appunto è citata. Eh, Bettina dichiara, molte donne si rivolgono a me perché non riescono ad avere figli. E allora io propongo di prendere una gallina grassa, riempirla con chiodi di garofano, zenzero, pepe, croco e acqua chiara e dopo averla cotta berne il liquido. Fin qua si tratta di un brodo di pollo e stiamo tutti tranquilli, ma attenzione se non funziona preparare un miscuglio di erba marrubio. Ecco attenzione l'erba marrubio, anche la grande Ildegarda di Bingen. La consigliava per forme catarrali, siamo tutti un po' con l'influenza in questo periodo. Ma Bettina aggiunge mischiata con testicoli di lepre, attenzione, lei specifica testicoli di lepre maschio, insomma, come dire che insomma, le femmine non le avrebbero. Essiccati e poi tritati da assumere con vino rosso mentre si entra nel letto. Insomma, questa simpatica Bettina, diciamolo subito: la sua storia finisce bene nel senso. Che il, il vicario del vescovo l'ammonisce di smetterla con questi rimedi e poi se ne torna a Gandino dopo questa seconda ammonizione. Semmai può essere interessante che a un certo punto, qua siamo nel 1371 e dieci anni solo sono passati dalla epidemia. La peste arriva a Bergamo più tardi rispetto alla Toscana, sappiamo tutti, conosciamo tutti la peste narrata nel, da Boccaccio nel 1348. Però Bettina si dà da fare in una zona come il Bergamasco che ha sofferto negli anni precedenti per l'epidemia di peste. Da un lato, ripeto, si dà da fare, ma quello che preoccupa il vicario del vescovo è da un lato questa sua dichiarazione, io posso parlare con i morti e poi il sospetto che Bettina sia in qualche modo influenzata dagli eretici dolciniani, perché in effetti un episodio di presenza attestata ad albino nel 1320 eh, di eretici dolciniani c'era stata, per cui Bettina dice no, io sono una brava cattolica e non ho a che fare con l'eresia e possiamo senz'altro crederle. Perché la Valle Seriana comunque in quei secoli è stata anche una terra in cui ripararono anche alcuni eretici. Vi sono tracce anche di queste vicende sì. che dopo lei ha incontrato nei suoi studi? Sì, diciamo nel XII secolo è attestata una presenza di catari che sono proprio dualisti, cioè credono in un Dio del bene e in un Dio del male. Giovanni da Lugio, originario della Valle Seriana, e, e poi direi questa presenza dei dolciniani mentre io ho studiato a fondo il movimento degli umiliati che si chiamano così non certo per un termine di malaugurio ma proprio per esprimere l'umiltà Francesco D'Assisi non voleva che ad esempio che i suoi seguaci si chiamassero francescani figuriamoci, si chiamavano frati minori così gli umiliati volevano essere frati e sorelle umili e vivevano un forte evangelismo che, in un primo tempo, è stato sospettato d'eresia, ma poi Innocenzo III, il Papa che riconosce anche Francesco, eh, li ammette pienamente nella Chiesa Cattolica. Ecco, una presenza di umiliati è pure testimoniata ad Albino presso l'ospedale di eh, San Bartolomeo. Eh, però mh, forse è una fase mh, momentanea. Il grosso della presenza degli umiliati è in città e devo dire in pianura e in Val Cavallina. Ecco, sulla presenza degli eretici sul territorio Bergamasco probabilmente servirebbe uno studio probabilmente più approfondito Aggionato, e aggiornato. Quindi... Risaliamo a studio ormai di 30-40 anni fa con Christine Tuselier che si era occupata, una francese. Ecco, allora, con Bettina abbiamo visto una vicenda di una donna, tutto sommato eh, semplice, comunque potremmo dire del popolo, e lei ne ha eh, studiate eh, diverse, tutte eh, bergamasche. Ad esempio c'è eh, la vicenda di Agnesina, una donna tutto sommato povera, che fa anche sì. fatica a sposarsi con un... Eh, con un uomo eh, che non aveva nemmeno Neanche possibilità lui. economiche che potessero risollevare eh, la condizione di eh, Agnesina, ma eh, sono testimonianze eh, che, di donne che sono comunque in grado di imporre una certa autorevolezza. Sì, sì, per esempio una grande sorpresa è che emerge la figura della donna nubile, cioè di una donna non coniugata e neppure con padre vivente. Che ha eh, mh, attività proprie. Lei la ringrazio di aver citato il caso di Agnesina perché mi sta molto a cuore. Dire che la, anche in questo la documentazione Bergamasca è un unicum perché abbiamo ritrovato eh, degli elenchi di liste di poveri. Nel 200 non è facile dare un nome ai poveri e Agnesina rientra in questo elenco di ragazze che hanno bisogno della dote e ancora una volta è la mia, la Misericordia Maggiore che dà questa dote a più di 200 ragazze, 250, che eh, ne hanno, hanno bisogno per sposarsi. Ma altre, come Flora, come Riccabona Pelabrochi e anche Agnese Nigerzolli, eh, sono delle donne che invece sono in affari, possiamo proprio dire. E una è vedova, ma le altre due sono nubili. Non hanno quindi condizionamenti né da parte del padre né da parte del marito e sono attive nel commercio della lana. Ringrazio poi la professoressa Mainoni, allora all'Università Statale, ora a Padova, che mi segnalò uno straordinario documento ritrovato nell'Archivio di Stato di Bergamo di una donna invece della Valcavallina che stava pure nubile e non coniugata che stava trattando del commercio della lana per un capitale, badate bene, l'equivalenza di circa 20.000 euro. E ancora una donna, siamo a metà del 300 in Valcavallina che vi dirò ha dato molte sorprese interessanti sulla storia delle donne bergamasche. C'è molto quindi di sorprendente in queste eh, vicende, ma quello che inizia anche a, ad emergere, eh, comunque traspare eh, dal, dal libro, è un medioevo non così buio come siamo soliti mh, immaginarcelo, probabilmente erroneamente. Guardi, adesso non vorrei far ridere i telespettatori, ma stiamo tutti un po' sereni, un po' più allegri. Mi sono vestita di rosso anche per dire smettiamola con questo medioevo nero. Nel senso che il medioevo nero è proprio ormai un business, un business però di bassa cultura. E è ora di finirla. Nel senso che mille anni di storia non possono essere etichettati così eh, in modo barbaro, con questa presunzione di noi moderni. Che ci riteniamo più evoluti solo da un punto di vista tecnico, benvenga la medicina. Io stessa sono stata guarita da due gravissimi tumori. Il De Garda di Bingen, se vivesse oggi, non direbbe certamente che i tumori sono guaribili con l'aloe, come certe stupidate che si sentono in giro. Ma voglio dire: come è possibile pensare che la bellezza di luoghi come le cattedrali, come certi castelli. La bellezza di storie come quella di un Francesco d'Assisi, Chiara d'Assisi, siano fiori nel deserto. Non è, non è così. E guarda caso che il problema è che molte persone ri, ri, confessano di essere, di trovarsi a proprio agio in un'armonia. Ad esempio, ricordo un'intervista di Zucchero, il cantante, che diceva: Quando mi trovo in una chiesetta romanica dell'Appennino Emiliano, ecco, ritrovo un'armonia, ma ci si dovrà credere anche. Da quale cultura, da quale mentalità del, del concezione deriva questa armonia? Il filo conduttore di questo libro, di molte storie di queste donne, è proprio la ricerca della bellezza. Quindi c'è molto di eh, bello anche nel Medioevo, anche se poi dopo noi purtroppo quando ricostruiamo delle immagini del Medioevo, costiamo il falò, accostiamo l'immagine delle streghe che poi arrivano anche dopo rispetto all'epoca. Giardini l'ha dimostrato chiaramente, ma non solo lui: il fenomeno stregonico inizia dal 4-500 e peggiora nel 600. Ma con questo io non credo neanche nel Medioevo rosa, cioè non si deve né eh, demonizzare né eh, esaltare un'epoca come se non ci fossero stati problemi. Certo che ci sono stati enormi problemi e anche delle gravi ingiustizie, ma eh, forse lei mi può dire che nel secolo scorso con due guerre mondiali e gli eccidi e gli stermini che abbiamo avuto, allora quello è stato un secolo gioioso, sereno, luminoso. Ha citato due esempi che non possono che farci riflettere. Allora, eh, continuiamo con la musica e eh, abbiamo ancora alcune esecuzioni che possono eh, allietare questa trasmissione, quindi diamo spazio al nostro trio Bergamasco. Grazie al Bosmore Trio, noi ora ci fermiamo per una breve interruzione, voi restate con noi, abbiamo ancora diverse vicende che vi vogliamo raccontare che riguardano donne più celebri del Medioevo. A tra poco. Marì Chigioni, Cristina Magli e Federica Poletti, ricordiamo i nomi del Buasmo Trio che ci propongono queste musiche medievali e hanno eh, dimostrato anche eh, come vi siano delle musiche anche allegre, così come abbiamo eh, sostenuto eh, prima della interruzione. Perché il Medioevo, lo abbiamo detto, non è stato solo un periodo eh, buio, come eh, tanti eh, credono. Allora, il libro di Maria Teresa Brolis, Storia di donne nel Medioevo, si apre con le eh, vicende di il De Garda di Bingen. Allora, se non sbaglio, il De Garda di Bingen è un po' la sua preferita. Eh, eh, sì, ma a, a dire il vero, poi mi sono affezionata talmente anche alle altre, che è difficile dirlo. Però, in effetti il De Garda e Christine di Pisan. Eh, una perché l'ho ri ritrovata dopo tanti anni che la conoscevo e l'ho approfondita. Invece, per me, Christine de Pisan è stata una scoperta. E poi magari vi dico perché. Allora, il De Garda di Binden, innanzitutto, chi è? Allora, il De Garda è una, diciamo all'inizio, una ragazzina che ha otto anni, entra in un monastero accompagnata dai genitori, ma non per restare sempre, eh, poteva scegliere alla maggiore età. Entra da, nella zona, innanzitutto è, è, è originaria della zona di Magonza, vicino al Reno, ...nell'area germanica del XII secolo. Entra in questo monastero doppio di uomini e donne... ...viene affidata una maestra, Jutta... ...che la, eh, le insegna sicuramente molto... ...ma il genio di questa ragazza si manifesta negli anni... ...anche perché ascolta molti sermoni e lezioni dei monaci di un'area che è molto riformatrice in quel periodo, legata al monastero di Irsau. E questa ragazza che decide di rimanere in monastero e che diventerà a sua volta badessa di una comunità femminile, rielabora quello che ascolta, quello che legge nella sua mente geniale e diventerà una delle più grandi intellettuali della storia. Quindi... Qui incontriamo una certa autorevolezza anche culturale. Assolutamente sì. Il De Garda, pensate che eh, muore a 70 anni circa e ha scritto eh, almeno una decina di volumi, 300 lettere in risposta a persone che la interrogavano da tutta Europa. Sottopone il suo pensiero a Bernardo di Chiaravalle, che l'autorizza e, e, e sponsorizza anche proprio le, la sua. La sua predicazione fuori dal monastero. Pensi, questa donna viene incaricata con il consenso del Papa e del Vescovo di Magonza di predicare fuori dal monastero e scrive di erboristeria, scrive musiche stupende e eh, compone drammi sacri che vuole che siano rappresentati all'interno del monastero con le monache vestite da principesse. Cioè lei pensava che la bellezza fosse una delle vie privilegiate per portare a Dio. E pensate che ha avuto il coraggio, lei che era stata richiesta da Federico I Barbarossa a corte come consigliera, di dire più avanti all'imperatore ti sei comportato come un pazzo, come uno stultus, perché hai nominato un antipapa. Quindi coraggiosa. L'imperatore frena un gruppo di fedelissimi che avrebbero voluto andare a bruciare il monastero, ma l'imperatore li ferma perché il De Garda era sicuramente una donna che lui stimava. Ecco, studiare donne celebri e donne più comuni presenta difficoltà diverse. Sì, le donne famose, già accennavo prima, richiedono una lettura di tanti contributi internazionali su di loro, quelle comuni invece bisogna scavare in archivio. Però, se non le dispiace, visto che il tempo poi corre, possiamo parlare di Christine de Pisan. Prego. prego. Oh, Christine de Pisan, dobbiamo alle studiose di Bologna, Maria eh, Giuseppina Muzzarelli e la Caraffi, che hanno pubblicato in Italia la sua opera più famosa, La Città delle Dame. Chi è Christine de Pisan? Innanzitutto, diciamo, è di origine italiana, ma poi vive in Francia e ama la cultura francese. Lo dico in onore anche di Sara Marie, che è italo-francese. E proprio eh, esprime il connubio più bello tra queste due culture. Lei è originaria appunto dell'Italia, Pizzano, una località vicina a Bologna, poi vive a Venezia. Va alla corte del re di Francia perché il padre è un dotto astronomo, medico, e consulta la Biblioteca eh, Reale. Quindi mentre Hildegarda acquisisce anche una cultura orale, sicuramente c'erano anche biblioteche monastiche, la cultura di Christine, secoli dopo, viviamo alla fine del Trecento in questo caso, è più scritta. A un certo punto Christine si sposa e ama suo marito intensamente, lo perde eh, verso i, a 25 anni, si ritrova vedova, il padre nel frattempo è morto e pensate come si mantiene Christine de Pizan. Mantiene se stessa, tre figlie, la madre e una nipote scrivendo libri, fonda uno scriptorium, quindi proprio una sorta di casa editrice, cura personalmente le miniature di questi codici e tra, le, e tra gli artisti di miniatura c'è anche una donna, Anastasia. E mh, prima eh, a seconda il volere. I gusti dell'aristocrazia di corte, quindi scrive poesie d'amore secondo lo stile cortese, ma poi scrive anche dei trattati di politica. E scrive questa città delle dame che è interamente dedicata alle donne, cioè una città in cui le donne possono vivere. L'idea è anche l'archetipo, è la città di Dio di Agostino o del il libro sulle donne illustri del Boccaccio. Ma Christine la dedica a tutte le donne, e infine, trionfale, fa entrare Maria che è da lei additata come la regina, la vergine madre. Attenzione, Christine de Pisan farà conoscere in Francia la commedia di Dante. E non solo, questa battagliera donna eh, avvia una polemica contro gli universitari di Parigi. Alcuni professori prediligono una corrente dell'amor cortese che è un po' piccante, diciamo, anche un po' erotica in senso deviante, secondo Christine. Eh, che pure ha amato intensamente il marito e quindi avvia una polemica sul roman della rose, la seconda parte del roman. E, e quindi una donna che è fuori dall'accademia, che interpella i professori dell'Università di Parigi. Ecco, sono donne queste raccontate nel libro di Maria Teresa Brolis che sono in grado di eh, dirci qualcosa, lo dicevamo all'inizio di questa... E soprattutto per la loro eh, capacità spesso di riconciliare, ah, è già sì. qualcosa emerso. Prego. Senz'altro, allora la stessa Giovanna D'Arco, che io tratto nell'ultimo capitolo, scrive, scrive, scrive una lettera agli inglesi prima dell'attacco a Orléans, in cui aveva chiesto una tregua perché poi i francesi entreranno vincitori nella città. E dichiara «Io non ho mai ucciso nessuno, pur se è una donna che ha preso le armi per difendere il suo paese, ma eh, vorrei ritornare a Bergamo». Devo dire che la lista della misericordia maggiore è proprio straordinaria perché nell'elenco di queste quasi duemila donne eh, si ritrovano i nomi di famiglie nemiche sul piano politico. I suardi Ghibellini da una parte, i rivola Guelfi dall'altra. E queste donne invece siedono nella stessa confraternita, nella stessa fraternità che sta invece cercando di risolvere i problemi della società bergamasca. Non in modo pietistico, guardate che bisogna superare questa idea che fosse una carità da elemosina. Queste donne e uomini della mia facevano prima un censimento quartiere per quartiere delle situazioni di povertà e poi intervenivano. Allora come mai troviamo donne di famiglie rivali in una stessa associazione? Certo non sono riuscite a pacificare la città, ma il loro tentativo è stato molto significativo. E Spesso io trovo le donne che tentano di costruire sulle macerie che altri fanno. Ecco, attraverso lo studio sulle donne si possono ricostruire diversi aspetti della società e non può mancare anche la moda. E il caso, sì. ad esempio, della nobildonna eh, Gigliola, che aveva dei gusti sicuramente raffinati, e attraverso alcuni documenti che ci parlano eh, di questa Gigliola è possibile. Eh, capire anche qualcosa di più su come sì, si vestivano. Sì. Eh, dal, dal testamento di Gigliola si nota che questa nobile suardi aveva, indossava nel momento in cui mh, detta il suo testamento un vestito azzurro con dei bottoni d'argento. C'è uno studioso francese che ha studiato eh, solo i colori. Eh, blu, storia di un colore. E ad esempio si nota che nell'epoca che va dal 300 al 400, dopo che il blu ha segnato proprio il top della moda, dei gusti, e che si ritrova i pittori dipingono i manti della Vergine ma anche i manti del Re con il blu, ritorna nel 400 con l'umanesimo il gusto del rosso e del rosa. Vorrei fare un po' uno scherzo dedicato ai più piccoli. Non so se vi ricordate quel bellissimo film della. Bella addormentata nel bosco, quando alla fine quello della Disney le tre fatine si dilettano a far cambiare il vestito mentre lei balla col principe e rosa-azzurro. Rosa-azzurro non è solo un vezzo della Disney, in effetti, il colore preferito delle donne nell'epoca medievale. Cambia dall'azzurro, appunto, che nel 200 e nel 300 è il preferito, a parte il verde che era il preferito dalle giovani, e, e ritorna sul rosso, non a caso perché sta arrivando l'umanesimo e si riscoprono dei colori dell'antichità, come il porpora che era amato dai romani ed era segno del potere. Anche solo studiando i colori poi si scoprono davvero eh, tante cose. Ci avviciniamo un po' alla conclusione di questa trasmissione e vorrei riprendere un tema che abbiamo eh, già eh, rilanciato all'interno eh, del nostro incontro, che è quello dello sfatare un po' questo mito di un'epoca eh, buia. Si sente di aggiungere ancora qualcosa o si sente di eh, prendere in esame anche qualche situazione particolare? che oggi noi siamo soliti ricostruire, probabilmente commettendo qualche errore. Ma no, guardi, io voglio procedere sempre col positivo, non voglio fare polemiche con altri. Vorrei invitare chi ci ascolta più che altro davvero a riprendere questa cosa bellissima, di raccontare le storie ai bambini e ai ragazzi. Abbiamo davanti una sfida grandissima, eh, ve lo dico col cuore, dobbiamo ri ridare un desiderio di conoscenza ai nostri giovani, strapparli un po' dai cellulari oppure studiare la loro tecnica per far venire, che ne so, insegnare anche a scuola in un modo diverso, usando più le immagini, le canzoni, la musica, come abbiamo cercato di fare anche oggi. Ma io dico che il buio di cui abbiamo timore ormai non è, non è questo, mi fa veramente, come dire, non... Quasi non reagisco neanche più perché quando sento dire non siamo più nel medioevo sono delle, queste sono proprio un po' delle frasi di ignoranza. Ma il punto è il nostro presente. Cos'è la barbarie che, che ci sta, eh, che ci può assalire oggi? È perdere il gusto della cultura, è perdere il gusto della bellezza. Quindi incominciamo a raccontare ancora le storie ai nostri ragazzi, ai nipotini. Prendiamoci il tempo per stare con loro, prendiamoci il tempo per capire che un libro così nasce anche perché io da piccolo ho avuto dei genitori che mi raccontavano le storie, ho avuto una maestra bravissima, ho avuto una professoressa al liceo bravissima a insegnare la storia. Quindi la vita è fatta da incontri con maestri e maestre e, e io ho a cuore tantissimi giovani. Quindi direi il Medioevo si difende da sé chi lo vuole studiare veramente. Adesso pensiamo al presente. Molto bene, e allora chiudiamo con un'esecuzione del Buasmo Trio e quindi ancora con un brano che ci riporta nel Medioevo. Ringrazio già eh, Maria Teresa Brolis Grazie e le voi. nostre musiciste e il pubblico che ci ha seguito da casa. Grazie e buona serata.